Siamo qua con Federico Fiorini della IMES che ci parla un attimino dei suoi prodotti della fiera di quest'anno. Questo è il nostro terzo anno e siamo molto contenti della fiera. Noi siamo un'azienda che è da circa 3 anni sul mercato. Principalmente noi forniamo un servizio di distribuzione alimentare in Alto Adige. Abbiamo più di 1000 clienti e circa 5000 articoli. Forniamo pizzerie, ristoranti e hotel. Come potete vedere forniamo alimenti per fare le pizze e anche la carne per i ristoranti, surgelato e prodotti freschi alimentari. Mi sembra che l'affluenza sia buona quest'anno, confronto agli altri anni, visto che è il terzo anno che partecipi? Direi proprio di sì, l'affluenza come al solito la fiera di Bolzano ci permette di avere numerosi contatti con clienti, siamo contenti e posso già dire che torneremo anche l'anno prossimo. Bene, grazie, allora buona fiera. Grazie mille. Allora siamo qua con Gianni Lotito, vincitore delle Olimpiadi della pizza classica. E qual è il segreto per una buona pizza? Sono, diciamo, le materie prime, cioè tipo farina, mano d'opera. Quindi materie prime di qualità. Qualità, diciamo, fresche, genuine. Il segreto è maturazione, lievitazione e un forno, diciamo, temperatura abbastanza alta. Sì, 300 gradi. 300 gradi. Bene, allora. Così possiamo ottenere un buon prodotto. Assolutamente. Tipo queste, no? Assolutamente, già fa venire l'acquolina in bocca. Bene, lasciamo allora lavorare il maestro. Buona giornata e buona fiera. Ci vuoi assaggiare un pezzo così ci rendiamo conto se è vero, no? Volentieri, volentieri, anzi, anche due. Siamo qua con Siegfried della Cannes alla Fiera Hotel 2017 che ci spiega un attimino che cosa forniscono e producono. Noi soprattutto produciamo i mangani asciuganti, stiriamo e asciughiamo contemporaneamente. In una corsa di lavoro si fa tutto insieme, sprechiamo poco calore, poca energia perché la biancheria adesso non deve essere più asciugata nell'essiccatore e poi stirata con una stiratrice, ma tutto va tutto contemporaneamente, tutto al più presto possibile e facciamo grande economia. Ok, allora grazie, buon lavoro e buona fiera. Grazie a voi, tanti auguri. Qua con il signor Oberhofer della ditta Brandnemic e ci parla un attimino di quello che fanno. Brandnemic è un'agenzia di marketing di 360 gradi, ci occupiamo della consulenza per alberghi e destinazioni e poi anche per tutto il marketing dal logo al sito web alla pubblicità per i nostri clienti che sono soprattutto qui in Alto Adige ma poi anche in diverse altre zone all'estero, per esempio l'Austria, la Svizzera e la Germania. Bene, e come vi sembra quest'anno la fiera? C'è una grossa affluenza? Vi sembra che comunque è interessata la persona a questo settore? Noi qui abbiamo soprattutto i nostri clienti, clienti da tanti anni, ma abbiamo notato quest'anno anche tanti nuovi contatti, per esempio dal Trentino, anche dalla Toscana. Allora, buona fiera e buon lavoro. Grazie anche a lei. Con Martin alla Fiera Hotel 2017 per la Schnitzer Johann. Che cosa vendete esattamente? Cosa noi diamo frutta e verdura in grosso e dettaglio. Qua facciamo la mostra dei diversi tipi di crescioni, frutta esotica, diversi tipi di pomodori o anche fiori. Per esempio questo qua, il Sichuan Button. Si chiama anche frutto elettrico perché quando si mangia ha un effetto strano. Facciamo vedere. Sembra una camomilla. Molto interessante. Adesso lo facciamo assaggiare al inizio normale. Comincia a fare effetto. Neutralizza tutti i gusti
lo usano anche quando fanno una degustazione di vino diversi tipi. Interessante. Sì. Commercializzate a grossa distribuzione, a grande distribuzione? Sì, per le cucine, per la gastronomia viene usato sui piatti come decorazione o come un effetto speciale. Sembra che mi sia stata paralizzata la bocca. Situazione ma molto strana. Passerà fra un o due minuti e... una roba un po' particolare che non si trova tutto. Certo, certo. Siamo qua al sesto anno con questa tutta e facciamo qua vedere quei prodotti un po' speciali per fare soprattutto ai nostri clienti alcune nuove idee delle prodotte. Molto interessante, grazie e buona continuazione, buona fiera. Grazie. Alla fiera all'hotel 2017 con Stefano dell'Enterprise. Spiegaci un attimino che cosa distribuite e principalmente che cos'è il vostro punto di forza della vostra azienda. Lo slogan della nostra azienda è distribuiamo sensazioni da bere. In occasione proprio di questa fiera abbiamo lanciato un nuovo prodotto. Sono concentrati alla spina, che si chiamano appunto Win, e come stiamo vedendo è un grosso successo. Sono però dei prodotti che sono in commercio da tanti anni e vanno bene per rifugi, per pizzerie, per ristoranti, discoteche. Il nostro lavoro ufficiale è distribuire tramite Enterprise tutta la gamma, tutto l'assortimento delle bevande. Buon lavoro e soprattutto buona fiera. Grazie anche a voi e arrivederci alla prossima. Allora, siamo qua con Marina, ci spiega un attimino la ditta Greci di che cosa si occupa. Sì, la ditta Greci è un'azienda che produce specialità alimentari, siamo specializzati nel mondo della ristorazione professionale. Siamo produttori dal 1923, quindi abbiamo radici molto profonde e una storia lunga di produzione. E i nostri punti di forza sono l'autenticità delle materie prime, lo stretto legame al territorio. Usiamo prevalentemente materie prime italiane. Siamo molto attenti anche alle intolleranze alimentari, per cui cerchiamo di fare tanti prodotti senza glutine e sempre rispettando ed evitando contaminazioni in ambito produttivo. Diciamo che guardiamo anche al futuro con occhi nuovi, pur essendo l'esperienza e la storicità un altro punto di forza, stiamo guardando invece all'aspetto nutrizionale. Quindi abbiamo al nostro marchio Greci abbiamo associato il non solo buono, perché per noi il buono viene prima di tutto, ma vogliamo porre attenzione alla nutrizione, quindi cibi che siano allineati con le esigenze dei consumatori di oggi, leggeri, digeribili, con basso contenuto calorico, con scarsa quantità di sale, solo sale marino iodato. Quindi ci stiamo muovendo in questa direzione. Riguardo alla fiera di quest'anno, che cosa ne pensa? È il primo anno, ma ha detto che comunque Bolzano ci tiene, che è un ottimo mercato. Per quali motivi? Sì, per noi in realtà non è il primo anno, siamo stati presenti per 20 anni alla fiera. Poi c'è stata una pausa di qualche anno, eravamo in lista d'attesa perché è una fiera molto ambita da tutti gli operatori. Quest'anno siamo ritornati e intendiamo rimanere. E la trovo una fiera importantissima per il nostro settore, molto professionale. Ringraziamo allora Marina e gli auguriamo un buonissimo anno e soprattutto una buonissima fiera di 2017. Grazie altrettanto a voi e tanto successo alla fiera. Allora, siamo qua con Bernardino Clementi della Cantina Clementi. Cosa ne pensa di questa manifestazione? Sembra una manifestazione molto ben organizzata e credo molto utile per noi. Abbiamo avuto incontri con professionisti e con gente molto interessata, conosce il mondo del vino. Da quello che vedo il mondo del vino è estremamente variegato. Mi pare che ci sia un incremento ogni anno di gente interessata veramente alla produzione del vino, come si produce, da dove viene, come è fatto. Oggi c'è molto più interesse. Buona continuazione, buona autoctona e buona hotel. Grazie a voi, arrivederci.
Bene, allora siamo con un venditore di vino in Alto Adige che da diversi anni si occupa di questo settore. Che cosa ne pensa di questa manifestazione? Allora, una manifestazione molto interessante perché dà la possibilità a tante realtà piccole italiane e non solo di presentare i loro prodotti, i loro vitigni autoctoni, ed è una manifestazione che sicuramente può crescere, che può ancora dare molto al mondo del vino anche locale. Bene, allora ci vediamo il prossimo anno. Arrivederci.